Ma ci sono dei massi in mezzo alla strada? Non è molto invogliante sta roba. No, ma è giusta? E il navigatore dice di qui. Oddio. Ma cos'è? Questa qua è la strada alternativa che hai messo? No, no, era più indietro la strada alternativa. Ah, boh. Ah, guarda la strada, è quella che va giù, bella. No, quella lì mi sa che è la statale che passa nella galleria. Ah. La galleria è quella del Correboi, poi la strada veloce che scende giù verso il mare è quella. Quella è la statalona, quella che abbiamo fatto sabato quando siamo sbarcati e che faremo sabato per tornare a Olbia. Ah, ok. Beh, ci sono i pilastri della neve, quindi vuol dire che neviga. Sì, beh, quello è sicuro. E comunque a 1260 metri, cioè farà freschino anche in inverno. Adesso ci sono 29 gradi, quindi non fa molto testo. Ah, ci sono delle persone. C'è una rovina abbandonata. Sull'unica panchina che c'era. Bastardi! Ed era pure all'ombra. Sì. Quindi ce ne sarà solo una, cazzo. Qua è andato fuoco per bene. Madonna. Ma sì. Letto di Brusea. Qua è bruciato proprio tutto. Si sente ancora odore di fumo. Sì. Meno male che la strada ha fatto da striscia tagliafuoco. Che il fuoco non è riuscito a saltare la strada, ma si è fermato da quel lato lì. Guarda qua, fino qua è arrivato. Sì. Appunto, meno male che c'era la strada in mezzo che ha bloccato. Ah, proprio tutta la montagna è andata a fuoco. Sì. Ma poi come fa a ricrescere la vegetazione? Ci mette un po'. Sarà mica l'unica panchina, invece. Sì. Sì, diciamo che a scendere l'asfalto è più gioco a salire. Merda. C'è il nulla e il nulla. Sì, infatti sto guardando da che parte dobbiamo andare. Di qua. Ma ci sono dei massi in mezzo alla strada? Non è molto invogliante sta roba. No, ma è giusta? E il navigatore dice di qui. Oddio. Ma cos'è? Questa qua è la strada alternativa che hai messo? No, no, era più indietro la strada alternativa. Ah, boh. In realtà mi ci di andare avanti di qua, che poi arriviamo a Talana a fare la strada che ci hanno detto essere panoramica. Proviamo. Male che vada, che non si riesce più ad andare avanti, torneremo indietro. Diciamo che le premesse non erano molto buone. Sono tutte. Oddio. Ma che cazzo è? Ma che cazzo ne so. Bello. E la strada segue il corso del fiume, che non c'è. Lì c'era una macchina bruciata. Wow. Sarà stata usata per fare qualche sequestro. Ma che cazzo è sta strada? Ma che ne so, ma il navigatore è di qua. Solite idee di merda di Google Maps. È una strada abbandonata, eh. È una strada abbandonata, sì. C'è un sacco di merda. E passeranno le mucche. Basta che ci fa arrivare dove dobbiamo arrivare. È un'esperienza mistica. Bella. Ecco, c'è una capra. Oh cazzo. No amore. Cioè non ha paura? No, sono io che ho paura. Delle capre? Non si sa mai. Guardi, incornano. Ci riporta sulla strada principale? Forse sì. Ah. Ma porca tro... Ah. Vabbè, possiamo. Che...
Cantoniera, Pira e Onni, direi che è un po' abbandonata. Era la scorciatoia. Ok, beh, l'importante è che sia la strada giusta. Ok, questa è aperta. Bene così, Google Maps. Ok, siamo tornati sulla strada principale. Diciamo che era la scorciatoia, se così possiamo chiamarla. E per fortuna che eravamo in moto. Spegni la GoPro. O male si impallavo. Strano, non succede mai. Bene fan, siamo usciti dalla Statalona in prossimità di Villanova Strisali e adesso andiamo verso Talana. Sempre grandi emozioni. Periferie abbastanza desolate. Sì. Torniamo sempre al discorso che è domenica pomeriggio, probabilmente. Sinistra. Beh, c'è un sacco di erba secca. Vai in pizza la GoPro? Non è bloccata. Ah già. Ringraziamo sempre GoPro per l'ottima merce. Cioè praticamente uno deve togliere la batteria. Moments later. Quasi meglio questa del correboi, anzi. Sì. Una costruzione che si era praticamente accartocciata su se stessa. Siete che l'hanno usata per spararci contro ed è esplosa. Anche questa strada qua che... aspettate che guardo che numero è. Orca una mucca. Oh cazzo, una mucca. Beh, non è scritto. Altre mucche. Oddio, delle mucche. Ci guardano. Sì. Ignare che un giorno saranno nel nostro piatto. Da, poverine. Altre mucche. Sono proprio libere. Guarda quante! Quante! Ah, qua ci sono delle sorgenti di Baumela. Baumela? Ho visto un sacco di foto belle. Occhio che c'è la cacca. Ecco, qua il paesaggio è figo. Sembra di essere sull'altopiano. E noi dobbiamo girare di qua. Guarda quante mucche. Ah, mucchine. Ma cosa mangiano che è tutto secco? Boh, mangeranno gli alberi. Però guarda che hanno appena asfaltato. Ok, dobbiamo rimanere per 8 km su questa strada. E la Madonna. Senti come richiama il motore. Madonna. Aspetta che c'era una macchina parcheggiata. Non è la polizia. Già finito il pezzo di asfalto bello. Sì, esatto. Infatti ho di nuovo rallentato. E però come temperatura si sta bene. Sì, 29 gradi, ma in realtà adesso è sceso a 28. E però è andato via il sole. È passata una nuvola. Adesso qua c'è di nuovo il sole. Oh, una mucca. Guarda che figata sti altipiani qua. Sì. È molto selvaggio. Il paesaggio è pieno di cespugli. Senti che rettilineo. Impicchiata. Curva dopo lo scollinamento. La vastità del nulla. Noi dobbiamo girare a destra. Cioè il nulla e poi ancora il nulla. Cioè il nulla, nulla, nulla. Praticamente ci siamo noi e il nulla. E a qualche mucca ogni tanto. Però adesso non se ne vedono più da un po'. Occhio alla cacca. 27 gradi, senti che temperatura piacevole. Che bello.
Ho come l'impressione che si vedrà il mare. Oh! Eccolo! Che vista della Madonna! Peccato che è un po' fosco. Pazzesco. Ma quello là è Baunei? Sì. E quello là è un Canadair invece. Che VIP comunque, che VIP, 1.000.000.000 di visualizzazioni. Agita i capelli. No, devi tipo proprio fare così, tipo la pubblicità della Pantene. Ma le fette? Ma no, ma ti